Secondo turno di Coppa Italia, ma primo test della squadra di Giovanni Strotta. Si gioca allo stadio Tsushida contro la Janet Min. Ma io direi che il nostro obiettivo quest'anno è quello di fare subito il salto in Serie A, sperando che ci siano nuovi riscontri con questo fattore Chievo, che dopo tutti gli inciuci che ben sappiamo, non so come ancora non è stato retrocesso, sinceramente. A fine agosto il campionato di Serie B, il primo calcio d'inizio per una nuova stagione, la prima dopo 2 anni consecutivi in Serie A. Sentiamo cosa dicono. Dico che l'unica cosa di positivo che c'era qua a Crotone era il calcio, perché è un momento che di coesione per tutti, perché attraverso il calcio c'è quella gioia, fare il tifo crea un momento di unione che, guardi, da altre parti possono avere tutti i milioni di euro al nord. Chievo, come mai il Cesena è stato penalizzato e il Chievo no? Per me c'è qualcosa di strano. È sbagliato, infatti è strano. Siamo qui per vedere la squadra. Sì, ma sostenerla sempre, comunque sono fiduciosa in questo, anche perché è una cosa sbagliata che hanno fatto sul Crotone. Cioè, perché non era capitata a noi, noi eravamo già scesi, poi è capitata a Chievo Verona perché no? Non lo vanno scendo, per questo. E la squadra di Stroppa? E la squadra di Stroppa, ma la dobbiamo vedere. Io penso che lo stadio deve rimanere così com'è, perché sta attirando un sacco di tifosi che vengono da tutte le parti. Noi per esempio siamo di San Giovanni in Fiore e del nostro paese ci sono un sacco di tifosi. Ma ce l'hanno con lo stadio, però non ho capito io. Lei vuole togliere tutto? Tutto, se togliono il campo devono togliere tutto, cosa possono togliere? Tutto devono togliere. Perché l'ospedale è stato costruito dopo il campo, che 110 anni abbiamo il campo qua, ma viene sta chitarra e bottogliano la gibbura. Forza Crotone! Forza Crotone! Forza Crotone sempre! Forza Crotone! E forza Crotone sempre! Forza Crotone! Forza Crotone! Forza Crotone sempre! Forza Crotone con tutto il cuore! Mancheranno 2 attaccanti, 2 difensori, 2 centrali. Quindi è una squadra che va rinforzata. Certamente, questo è sicuro. Io rivedrei un pochino la difesa, perché mi sembravano un po' impacciati rispetto agli altri. Devo dire proprio la verità, la difesa non mi è piaciuta tantissimo. Sì. E oggi sono arrivato un pochettino in ritardo, però c'è sempre lui, la bandiera numero 1 del compagno d'avventura. Come ha giocato questa squadra? È benino, abbastanza, c'è da fare qualche ritocco, ma abbastanza bene. Ci devono amalgamare ancora. Lei cosa rinforzerebbe? Ancora è presto per dire, ancora è presto. Però manca poco all'inizio di campionato. Sì, però ancora siamo in preparazione, abbastanza. Però la squadra è buona. Non è che è male. No, sono contro il Crotone, contro tutti. Ma qua l'archeologia, cominciano a scavare. E dopo che coprono col cemento, Crotone è tutta archeologica. Io ti dico che nel 1974 alla Montezza, io lavoravo alla Montezza, hanno fatto un recinto che dovevano venire 1000 posti di lavoro, hanno dato un osso di gatto, hanno chiuso e non si è fatto niente. E voglio dire al mio presidente, grandissimo presidente, di tenere duro, che la Serie A è la nostra. Forza Crotone sempre, fino alla fine. Un applauso. Fino alla fine, Forza Crotone! Da Napoli. Sì, noi siamo venuti da Napoli per vedere Cuomo, Forza Cuomo. Forza Crotone. Oh, di venire qua, di. Saluto. Saluta Giuseppe, grandissima partita. Grande Giuseppe. Forza Crotone. Un applauso. Napolitano. Vai, ok.